Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci nuovamente in diretta su TV Radicale. Io sono Matteo Mainardi e sarò con voi per 2 ore, fino alle ore 16. Allora, vi spiego molto brevemente il palinsesto. Da qui alle ore 15 saremo in diretta con Salvatore Antonacci, con la sua rassegna stampa internazionale e soprattutto con la fornitissima gamma di articoli che ha scelto per noi. Dalle 15 alle 15.30 saremo in collegamento con Carrara, con Angela Ricci, segretaria dell'associazione appunto Radicali Carrara, e poi dalle 15.30 fino alle ore 16 ci sarà la ormai consueta rubrica Libreria Liberale Liberista Libertaria, condotta appunto da me. Allora, io vado subito a cercare Salvatore Antonacci da Skype. Facciamo questa videochiamata, vediamo se riesce. Perdonatemi, è la mia prima conduzione, quindi forse avremo un po' di problemi, ma perdonatemi. Ecco, allora, Salvatore, se riusciamo a videochiamarlo. Allora, la videochiamata è partita. Se... Allora, chiamata interrotta. Bene, Salvatore non vuole parlare con noi. Allora, adesso ci riproviamo. Un attimo di pazienza. Bene, un secondo di pazienza che Salvatore non risponde. Dai, come inizio niente male. Allora, bene, allora è caduta la chiamata con Skype, proviamo a rifarle, speriamo che questa volta funzioni. Scusate i problemi, ma è il bello della diretta questo. Mattia, grazie. Sto leggendo, pazientiamo. Allora. Allora, allora, vediamo se riusciamo a riprendere il collegamento. Eccolo qua. Allora, proviamo a rifare questa videochiamata e speriamo che questa volta riesca. Ok, ci dovremmo essere. Allora, Skype squilla, Salvatore, ci dovresti rispondere. Ok, Salvatore, mi senti? Pronto, Salvatore, mi senti?
Vediamo il video, cioè almeno vedo il video, ma non ti sento. Tu mi senti, Salvatore? Allora, io continuo a scusarmi. Ma non riusciamo. Ok, Salvatore ha richiuso. Ok, riproviamo un'altra volta a chiamarlo. Ok, si sta ricollegando. Allora, ci dovremmo essere, l'ho già detto 3 volte, speriamo che sia la volta buona questa. Ok. Salvatore, mi senti? Sì, ti sento, mi senti? Ok, ce l'abbiamo fatta. Sì, io ti sento bene. Spero. Non c'è l'immagine, immagino. No, l'immagine infatti non... Infatti l'altra volta quando ho provato a premere sull'immagine mi dava l'immagine ma non la voce, quindi magari sì. Okay, visto che esteticamente non possiamo provare a fare il collegamento. Che succede? Ok, va bene, no niente, siamo già in onda. Non riuscivo a stabilire il contatto perché mi cadeva continuamente. Oddio, la linea tramite Skype. Mi senti? Ok. Un attimo che chiudo e rientro. Adesso mi senti? Io ti sento bene. Ah, perfetto, finalmente. Ok, ci siamo. Okay, ci siamo. Bene, io inizierei, ti lascerei la parola. Certo. Mi hai dato tutti i link delle pagine che ci farai vedere oggi. Sono tantissime ed è ben fornito questa rassegna stampa. È ben fornita questa settimana, come le altre, dopo tutto. Ok, quindi ti lascio la linea. Momento, vediamo di far partire il tutto. Guarda, il link. Io ho messo già in onda la schermata con l'articolo sul The Daily Telegraph, quindi se questo è il primo che vuoi illustrare, okay. È già in onda. Perfetto. Allora, un attimo che ci arriviamo, quindi partiamo dall'evento politico internazionale della scorsa settimana, che sono le elezioni parlamentari in Australia, che si sono concluse con un sostanziale pareggio, quindi con il materializzarsi di quel spettro a nome Hang Parliament, di cui già si ebbe, diciamo, testimonianza qualche mese fa ai tempi delle elezioni inglesi. Cos'è successo? In pratica le due coalizioni principali che si contendevano diciamo il governo del paese, ovvero il partito laburista della premier uscente Julian Gillard
e la coalizione tra Partito Nazionale e Partito Liberale guidata da John Abbott hanno conseguito un risultato di sostanziale pareggio. Sui 150 seggi del Parlamento australiano, infatti 72 più 1 sono stati conquistati dalla coalizione nazionale liberale e 72 dagli uscenti laburisti. Dobbiamo dire naturalmente che i laburisti hanno perso delle posizioni rispetto a 3 anni fa, però voglio dire, sono riusciti comunque ad incassare un sostanziale pareggio. Ed è successo che praticamente il lago della bilancia sarà costituito dall'unico parlamentare verde eletto. Peraltro, altra analogia con l'Inghilterra, i Verdi sono un movimento costante, un partito in costante ascesa, sono riusciti ad entrare nel Parlamento australiano, nella Camera Bassa con un solo rappresentante, al Senato addirittura con 9 eletti. Quindi potrebbero essere, diciamo, un po' la colla della bilancia di tutta la faccenda, unitamente ai 4 parlamentari indipendenti eletti, diciamo, nelle varie circoscrizioni elettorali. E cosa è successo? È successo che naturalmente dal giorno dopo, dalla chiusura delle urne, è scattata la corsa dei due principali contendenti per accaparrarsi i voti di questi deputati indipendenti, che in pratica potrebbero permettere a una delle due coalizioni di raggiungere la fatidica quota 76, che è il quorum con il quale, diciamo, si potrebbe tentare di governare il paese. E naturalmente in queste ore è tutta una frenetica sarabanda di consultazioni, di contatti, più o meno segreti, di promesse, insomma una dialettica che conosciamo bene, che sembrava propria, no, di quei sistemi elettorali proporzionali, giustamente criticati per questo sostanziale mercato delle vacche che si prolunga soprattutto in fase post-elettorale. E purtroppo invece abbiamo potuto constatare che anche un sistema con una legge uninominale maggioritaria non mette a riparo da questo tipo di pericoli. Lo si è visto, diciamo, nel caso inglese, anche se lì bene o male la soluzione è stata raggiunta dopo qualche settimana con la coalizione piuttosto avventurosa, dobbiamo dire, tra conservatori e Lib Dem, anche se voglio dire la cosa ha anche in Italia ha dei sostenitori, diciamo. A maggior ragione in Australia invece la situazione sembra un attimino più complessa. Quindi nessun sistema elettorale sembra a riparo da questa potenziale, diciamo, crisi di rappresentanza, di questo sostanziale appiattimento sui risultati delle varie coalizioni, quindi a questa sempre meno chiara, no? Sempre meno chiara distinzione che esiste tra schieramenti che dovrebbero essere contrapposti, ben delineati e che dovrebbero dare dei risultati chiarissimi. Viceversa, si va verso dei sostanziali e ripetuti pareggi che possono, diciamo, mettere in difficoltà la governabilità dei vari sistemi. E praticamente l'articolo del Daily Telegraph, principale giornale australiano, fa un po' dal polso della situazione, tra false partenze, recriminazioni, addirittura insulti. C'è un deputato del Partito Liberale che si è lanciato in pesanti apprezzamenti nei confronti di qualcuno di questi 4 deputati indipendenti, accusandoli senza mezzi termini di mercimonio, no? Di mercimonio di voti. E questo deputato è stato richiamato all'ordine dagli alti esponenti del suo partito, timorosi di veder sfumare così la possibilità di ricomporre, diciamo, un puzzle che oggi come oggi sembra di difficile risoluzione. Quindi vedremo un po' nei prossimi giorni quali saranno le ulteriori mosse, appunto, dei principali partiti, dei principali contendenti. Aspettiamo la risposta anche da parte laburista. Nel frattempo l'Australia è con un hand parliament, come si dice in Inghilterra, è senza un governo. Quindi vedremo, appunto, quali saranno gli ulteriori sviluppi. Ricordiamo che questo è un articolo di questa mattina, quindi freschissimo. Sì, leggo a mezzo sì. La trattativa è in pieno corso, diciamo. Trattativa in pieno corso. Quindi se vogliamo passare al link successivo. Sì.
Le Figaro, che, vero? Se non mi sbaglio, giornale francese. Sì, dovrebbe. Allora, sì. Dunque, no, per tornare in casa europea, sapete che già ne parlammo due settimane fa, durante l'ultima rassegna stampa, c'era questo giro di vite del governo francese, della presidenza Sarkozy nei confronti dell'immigrazione, e c'era una decisione molto, molto netta, molto radicale di contrasto nei confronti della comunità rom in particolare. Già allora avevamo parlato di una vera e propria operazione, no? Quasi di un termine magari un po' pesante, un po' grosso, magari non rende perfettamente l'idea, però quasi di una sorta di deportazione. Col passare dei giorni, o come avevamo facilmente ipotizzato, le critiche sono montate, soprattutto a livello internazionale. La condanna dell'ONU, ad esempio, è stata netta, è stata durissima. Per converso, si è assistito, no, i giornali hanno messo in risalto, internazionali hanno messo in risalto il recupero di consensi della presidenza Sarkozy e della coalizione di governo nei sondaggi. Quindi mettendo un po' in relazione le due cose. Ora non sappiamo quanto le due cose in realtà siano collegabili. Certo che se lo fossero sarebbe un sintomo abbastanza preoccupante, soprattutto per una nuova destra che si vuole accreditare appunto con un taglio più moderno, più anche decisionista, però ovviamente alieno, no? da tutta una serie di modi di comportamento che richiamano esperienze di un passato che speravamo fosse passato per sempre. E molto interessante un'intervista, un articolo del Figaro, un giornale conservatore, un più importante giornale francese, un giornale di area moderata, che va a descrivere un momento particolare vissuto dal ministro degli esteri francese, che Bernard Kouchner è da sempre un attivista dei diritti dell'uomo, fondatore, ricordiamo, di quella associazione benemerita che è Médecins Sans Frontières, e si è attivata su tutti i campi di battaglia del mondo per cercare, no, di tenere alta la fiaccola della lotta per i diritti umani. Un personaggio che peraltro è molto, ha avuto dei rapporti molto, molto intensi, molto stretti anche con i radicali, con il Partito Radicale Internazionale, ed è persona stimata, persona lo crediamo, molto, molto cara anche a Marco Pannella. E il Figaro dà conto appunto della situazione un po' particolare in cui si trova Bernard Kouchner, richiamando appunto la sua storia di militante per la lotta per i diritti umani in tutto il mondo. Ovviamente si trova in difficoltà per le decisioni prese dal governo cui lui appartiene, e l'articolo appunto mette in risalto questo dissidio al quale Kouchner cerca di mettere una pezza, appunto ricordando il suo impegno, però affermando che appunto la decisione di Sarkozy non è viziata da un atteggiamento persecutorio o razzista nei confronti della comunità rom, accusando molta stampa di attuare una specie di caricatura, no, delle posizioni dell'ONU nei confronti delle decisioni del governo francese. E fatto sta che queste decisioni, queste prese di posizione dell'ONU ci sono state, ripetiamolo, sono state molto, 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 molto dure, molto nette, in particolare da parte del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, che appunto è l'organismo che si, no, che affronta queste, in particolare queste consimili tematiche. Sì. L'articolo si chiude con una frase sibillina, dello stesso Kouchner, insomma,
cioè conferma quanto sia difficile il suo momento. Kushner dice: mentirei e rinnegherei il mio impegno di tutta una vita se vi dicessi che questa polemica attorno ai Rom mi abbia fatto piacere, insomma. Quindi ovviamente conosco, aggiunge, conosco i problemi elettorali e la tentazione di eventuali eccessi, quindi in un linguaggio piuttosto sibillino, però vuol dire il malessere purtroppo, insomma, trapela, nonostante il personaggio abbia doti diplomatiche non indifferenti. Non è un caso che Sarkozy appunto l'abbia scelto per terminare un po' di, no? Come ministro degli esteri, quindi come rappresentante della Francia a livello internazionale, massimo rappresentante della Francia a livello internazionale. Sì, proprio su questo punto, se mi posso inserire, avevo letto la settimana scorsa un bellissimo, secondo me, editoriale su El País, che adesso ho anche ritrovato su internet e ve lo faccio vedere, eccolo. E con mia sorpresa l'ho ritrovato anche su Internazionale di questa settimana, che si chiama Sarkozy dopo Berlusconi. L'avevi già visto? Sì, avevo, diciamo, dato uno sguardo. Effettivamente, come ti ripeto, la questione ha sollevato l'attenzione di tutta la stampa internazionale, che non era prevenuta nei confronti di Sarkozy come lo è nei confronti di Berlusconi, diciamocelo, perché Berlusconi un po', no, appare un po' come lo zimbello della grande stampa internazionale, e non solo di quella liberal, anche la stampa conservatrice butta giù abbastanza pesante. Dobbiamo dire che i motivi sono stati forniti abbondantemente, quindi non stiamo qui, no, a discutere di quanto questa campagna sia opportuna o inopportuna. Però dicevamo, Sarkozy, tranne un po', no, quelle notizie un po' più di gossip che di politica vera e propria, era rimasto un po' nell'ombra. E con questa stretta nei confronti dell'immigrazione sta entrando un po' nel mirino, quindi non passa giorno che la stampa internazionale non sottolinei le decisioni controverse. Ricordiamo la questione del bando al velo integrale, è stata, no, l'altra questione appena del mese scorso, insomma, anche se lì chiaramente, insomma, erano più i consensi dei dissensi. Invece stavolta, diciamo, c'è l'altra faccia della medaglia, quindi critiche a tutto spiano da tutto il mondo. Sì, e per arrivare alla domanda proprio che ti volevo fare su questo articolo, prima spiegherei agli ascoltatori cosa dice anche questo editoriale Sarkozy dopo Berlusconi. Praticamente viene detto in poche parole che più quello che dicevi tu prima, cioè che più che per la lotta alla criminalità, forse questa nuova uscita di Sarkozy sia da attribuirsi a una sua a un suo abbassamento del consenso, diciamo, anche all'interno del paese. Probabile. E quello che dice l'editorialista qui è che la decisione di Sarkozy ricorda molto le misure adottate in Italia da Berlusconi, e c'è il rischio che possa essere presa da altri governi dell'Unione Europea. Ma quello che colpisce di più di questo editoriale, almeno per quanto mi riguarda, è proprio il finale, perché dice, adesso faccio una traduzione molto veloce, quindi non so quanto poi corretta, comunque: il governo francese si è assunto una grave responsabilità in questo processo, proprio come aveva fatto Berlusconi in Italia, cioè la responsabilità di trasformare lo Stato di diritto da custode, diciamo, non al servizio dell'uguaglianza e della giustizia, ma come strumento delle necessità politiche del leader del momento, del governatore del momento. Quindi l'editorialista vede un crescente populismo in Europa
e vede proprio questo Stato di diritto al servizio del leader del momento. Tu lo guarda, sarei essenzialmente d'accordo, pure come sottolineava in chat Mattia, per esempio il paese ha un orientamento, no, dichiaratamente filo socialista, sinistra, anche se moderata comunque. Guarda, sarei essenzialmente d'accordo con la premessa e l'avvertenza che comunque anche da parte dei precedenti governi europei di area moderata, di centrosinistra, c'è stata comunque una pericolosa sottovalutazione del fenomeno. Naturalmente poi le risposte che molti governi conservatori, ma adesso cioè, etichettare come conservatore il governo italiano sarebbe fargli troppo onore, insomma, non in realtà non è nemmeno quello, cioè alla fine poi non ci sono i criteri, no, di serietà che permetterebbero di usare una tale definizione, parliamo di populismo e basta, insomma. Quindi ripeto, cioè, la tentazione purtroppo di molti, no, di alcuni governi conservatori è quelli comunque di tirar fuori il vecchio armamentario anti-immigrazione, xenofobo, quando in realtà il problema sarebbe quello, no, di regolare un problema che c'è, cioè immigrazione clandestina, non nascondiamocelo, non è un'invenzione della pubblicistica di destra e di estrema destra, cioè una criminalità derivata anche da un afflusso di questo tipo non è un'invenzione. E naturalmente la risposta non è quella, no, di alzare muri, barriere, di grignare i denti, dargli allo straniero, eccetera, eccetera, questo no. Però poi alla fine rischia un po' anche, no, di prevalere l'atteggiamento opposto, quello per cui insomma facciamo entrare tutti senza regole, senza controlli, tanto eccetera eccetera, insomma cercare una difficile via di mezzo. Mi rendo conto che è un puro esercizio, alle volte può sembrare un puro esercizio dialettico, però se uno dei pochi compiti, no, di uno Stato deve essere quello di garantire l'ordine, almeno secondo una visione che puoi anche definire come mignacchista, insomma, lo Stato ridotto al minimo, cioè garantire perlomeno l'ordine pubblico, cioè, deve essere messo perlomeno nelle condizioni di poterlo fare, insomma. E quindi questo vuol dire, no, disposizione di mezzi, anche finanziari, eccetera, eccetera, cosa che adesso, come vediamo, insomma, è ridotto all'osso. E naturalmente delle leggi serie, ovviamente, e quant'altro. Quindi la tentazione purtroppo c'è, e si inneschi questa dialettica perversa, no, tra la visione della fortezza Europa e quella, no, dell'apriamo le frontiere indiscriminatamente. E mi rendo conto che si tratta di problemi epocali, quindi cioè, le risposte non ce l'abbiamo, nessuno di noi l'ha in mano. Quindi purtroppo. Dai, un invito a... Sì, comunque abbastanza, problema, sì, perché... sì, sì. Comunque il tono dell'editoriale, insomma, secondo me dà bene il polso della situazione. C'è il rischio? C'è. Indubbiamente il rischio che una certa politica si serva di queste questioni, per, no? Sicuramente esiste, insomma, questo poco ma sicuro. Ok, io mi scuso per l'interruzione e ti faccio continuare. Rimaniamo in Francia, se non mi sbaglio, no? A proposito appunto di sì, elezioni di Le Monde. Le Monde, che se non mi sbaglio era su un attimo che controllo. Sì, perfetto. Allora, parlavamo di elezioni, vabbè, ancora lontane, nel 2012 si voterà per il rinnovo della Presidenza della Repubblica, appunto parlavamo fermare appunto Nicolas Sarkozy all'Eliseo. La situazione all'interno dell'opposizione, il principale partito opposizione, che sono i socialisti, il Partito Socialista, è tutt'altro che chiaro. Al momento vige una specie di tregua armata tra le due prime donne che reggono il timone del partito della Rosa nel Pugno, sappiamo che questo è il logo, no, del Partito Socialista francese. La segretaria Martine Aubry è alle prese dal momento della sua elezione per poche decine di voti al congresso, all'ultimo congresso socialista, con l'ex candidata alla presidenza della Repubblica Ségolène Royal. C'è stata in questi anni, diciamo, una guerra fredda senza esclusione di colpi tra le due, diciamo, first lady, no, del first ladies del socialismo francese.
L'ipotesi sempre più probabile è che alla fine spunti, diciamo, nella corsa alla candidatura all'Eliseo una terza persona. Molti additano quasi con sicurezza l'attuale presidente del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, che è stato anche ministro delle finanze del precedente governo socialisti, tecnocrate efficace, con posizioni che si avvicinano, diciamo, più alla corrente liberal socialista, quindi con degli elementi liberali in più rispetto al corpaccione del Partito Socialista Francese, che, ricordiamola, ha delle posizioni piuttosto convintamente, diciamo, vecchio stile, quindi molto molto keynesismo, molto intervento pubblico in economia. Sotto questo punto di vista, né la Aubry né la Royale differiscono di molto, quindi Strauss-Kahn rappresenterebbe, no, una minoranza interna socialista che comunque potrebbe avere un certo appeal anche nei confronti di un certo elettorato moderato francese, anche perché, ricordiamo, Sarkozy ha molti nemici anche in casa propria, anche nello schieramento di destra, centrodestra francese. Quindi potrebbe essere la carta vincente da giocare in un eventuale ballottaggio contro Sarkozy, ammesso e concesso, cosa probabile questa, che un candidato socialista riesca ad arrivare al ballottaggio. Ricordiamo, per inciso, che nel 2002 ci fu la clamorosa esclusione del socialista Jospin dal ballottaggio, a vantaggio addirittura del candidato dell'estrema destra Le Pen. Insomma, là ci fu il famoso ballottaggio tra Jacques Chirac e Jean-Marie Le Pen. Insomma, alla fine poi anche i socialisti obtortocollo diedero l'indicazione di votare per l'odiato Chirac, pur di respingere, diciamo, l'assalto della marea nera lepenista, ecco. E quindi sono manovre in corso, defatiganti, estenuanti. La politica francese sa essere più levantina bizantina di quella italiana in certe occasioni, quindi non mancherà occasione per trattare di nuovo di questi argomenti. Per inciso, ultima cosa, secondo un sondaggio via Voice, all'interno del, diciamo, per quanto riguarda il gradimento dell'elettorato di sinistra verso un eventuale candidato che dovrebbe contrapporsi a Sarkozy, lo stesso Strauss-Kahn, appunto, a conferma di quel che dicevamo prima, in vantaggio 44%, né sia nei confronti di Martine Aubry, ferma al 31%, a maggior ragione secondo il Royal, apprezzata solamente dal 25% degli elettori francesi di sinistra. E quindi questo per quanto riguarda, no, la campagna elettorale francese, ancora lontana, però ufficialmente già partita, insomma. Se ne discute, quindi, seriamente. Sì, assolutamente. Senza esclusione di colpi, ripeto, pur se riescono comunque a, no, a intingere la penna nel veleno, diciamo, no? Sono molto molto, molto abili nella character assassination, insomma, altro che le vicende italiane di queste settimane col presidente della Camera, tutta quella, no, i dossier. Noi purtroppo facciamo volare il fango, loro, da buoni ammiratori della storia rinascimentale italiana, utilizzano altri metodi più discreti, diciamo. È sempre politica di un certo tipo, politica politicante, luciferina, se vuoi, però, cioè, con altro stile. Però forse politica proprio. Sì, purtroppo sì. Allora, quindi, passando, no, al successivo link, che rimane sempre in zona, in argomento, passiamo alla Libération, che fa il giornale di sinistra, diciamo, che fa un po' un bilancio dell'esperienza del partito, nuovo partito dell'estrema sinistra francese, il nuovo partito anticapitalista guidato da un giovane, qualche anno fa era considerato un po' l'enfant prodige della politica francese, Olivier Besancenot, poco più che trentenne, ex postino, è diventato, diciamo, il punto di riferimento della galassia di sinistra alternativa francese, che, dobbiamo sapere, ha una fortissima componente trotskista, che ha praticamente soppiantato l'importanza della sinistra ortodossa, diciamo, della sinistra comunista ortodossa, che ha come riferimento il PSF, il Parti Comunista Français,
e invece qua avevamo due distinti partiti trotskisti, la Ligue Communiste Révolutionnaire e Lutte Ouvrière, che appunto incalzavano i comunisti ufficiali, tra virgolette, svuotandone l'elettorato e l'appeal presso soprattutto giovanissime generazioni. De Sansenò l'anno passato ha fatto partire il programma, la sua nuova cosa politica, che si è stata definita ambiziosamente nuovo partito anticapitalista, nuovo partito anticapitalista, cercando di superare, no, quella definizione di comunista che poi alla fine poteva anche poteva avere anche un aspetto un po' residuale, un po' da reduce, tipo quello che è avvenuto in Russia, insomma, no? Col partito neocomunista russo, che è diventato sempre più un punto di ritrovo per nostalgici, più che un soggetto propulsivo di azione politica, per quanto possa avere, diciamo, propulsione politica un soggetto, diciamo, di politico di questo tipo, ma questo ovviamente è un discorso, no, che esula un po' il discorso che stavamo portando avanti. E quindi mobilitazione totale, come naturalmente, no, nel linguaggio di una volta, contro la riforma delle pensioni portata avanti dal governo di destra. Ricordiamo che il governo francese tentava di modificare, di innalzare l'età pensionistica, che era stata portata a 60 anni da François Mitterrand, dai governi della sinistra dei primi anni 80. E quindi, diciamo, il partito Besancenot per bocca, insomma, partito per bocca di Besancenot, appunto, preannuncia mobilitazione integrale nei confronti della riforma delle pensioni e di tutti gli altri provvedimenti di politica economica del governo Sarkozy, anche se, come abbiamo visto, Sarkozy, diciamo, negli ultimi periodi si sta occupando decisamente poco di economia, più di, tra virgolette, di politica interna, quindi non sappiamo quanto questo appello possa essere fruttuoso per l'estrema sinistra francese, diciamo. Salvatore, siamo quasi al termine, quindi io ti invito a scegliere un altro articolo al massimo e concludere. E sono stato piuttosto prolisso. Allora, quindi, dunque, andiamo negli Stati Uniti con un link del Washington Times, che fa un po' la cronaca della trasmissione della grande manifestazione svoltasi a Washington del popolo dei Tea Parties, guidato da una star televisiva che ha deciso di scendere in campo in prima persona. Non sappiamo quanto questo possa, no, per annunciare un eventuale coinvolgimento in una campagna elettorale per le presidenziali anche lì nel 2012. Si tratta di Glenn Beck, l'anchorman di Fox News, la televisione di a cavo conservatrice. E appunto Glenn Beck ha deciso di raccogliere una folla a Washington per protestare contro la politica, no, interventista in economia, e non solo in economia, dell'amministrazione Obama. Come accompagnatrice ha avuto quella che molti danno, appunto, come possibile avversario di Barack Obama nel 2012, Sarah Palin, che ricordiamo, personaggio pittoresco, è stata componente del ticket, lo sfortunato ticket del 2008 con John McCain, con il senatore dell'Arizona. E si dà conto di questa manifestazione, che è stata un grande successo nelle vicinanze del Lincoln Memorial di Washington, appunto, davanti alla statua di Abraham Lincoln, una manifestazione chiamata Restoring Honor, restaurare l'onore, appunto l'onore americano dei valori primigeni della democrazia americana. Appunto, questa manifestazione ha raccolto, secondo alcuni commentatori, alcuni diciamo cronisti, qualcosa come mezzo milione di persone, insomma, con intenzioni molto molto serie e molto critiche nei confronti, appunto, dell'attuale amministrazione. Quindi è una delle più grandi manifestazioni di questo fenomeno, che si è sviluppato a partire dall'anno scorso e si sta prendendo sempre più piede nel sistema americano, tant'è che alcuni si spingevano addirittura a
a parlare di una possibile crisi, no, del sistema bipartitico americano con l'emergere di questo terzo soggetto, anche se dobbiamo dire una certa area del Partito Repubblicano e il mondo conservatore in genere cerca, diciamo, una captatio benevolenza, cercare di attirare questo bacino potenziale che molti danno attorno al 15% di elettorato, e la presenza di Sarah Palin a queste manifestazioni non è casuale. Quindi non è detto che non si possa assistere a un sostanziale patto di non aggressione tra il Partito Repubblicano e l'area cosiddetta dei Tea Party, con l'obiettivo principale che sarebbe quello di dare un durissimo colpo ai democratici già a novembre con le prossime elezioni, e soprattutto puntare alla riconquista della Casa Bianca nel 2012. Anche qui ovviamente saranno i prossimi mesi a fare un po', a dare un po' il discrimine, no? E certo, come al solito vedremo un po', aggiorneremo costantemente, anche perché, ripeto, a novembre ci sono le importantissime elezioni di mezzo termine che saranno un test molto importante, vuoi per l'amministrazione Obama, vuoi per lo stato dell'opposizione repubblicana, vuoi per il sistema americano in generale, insomma, no? Va bene. Quindi questa mi sembra una notizia più significativa tra le altre. Ecco. Sì. Va bene, ti ringrazio e ti aspettiamo la settimana prossima. Okay. Un saluto a tutti i web spettatori, un saluto a te Matteo, ci sentiamo domenica prossima. Va bene, saluti a tutti. Ciao Antonio. Salve. Ciao. Ok, allora torniamo in studio e richiamiamo, e adesso ci andiamo a collegare con saltiamo direttamente al prossimo collegamento con Angela Ricci, che ricordo essere la